Ciao a tutti! Oggi vi porterò in anteprima l'emozionante anticipazione di Terra Amara che andrà in onda mercoledì 19 luglio. Questa puntata sarà un turbine di sentimenti poiché assisteremo finalmente alla riunione di Fekeli e Unkar che riaccenderanno la loro fiamma e costruiranno un futuro insieme. Nel frattempo Zuleia va a casa di Ilmaz. Appena i loro sguardi si incrociano, un abbraccio caloroso sigilla l'incontro. Ilmaz confessa a Zuleia quanto le sia mancata e la curiosità lo spinge a chiedere perché non abbia denunciato Mojgan. Zuleia risponde che le sue azioni sono state guidate dall'amore per Ilmaz e la paura di perdere tutto, compresi i suoi figli. L'uomo allora propone di fuggire insieme, portando con loro anche Kerem, nonostante il dolore che questa separazione causerà alla madre del bambino. Ilmaz rassicura Zuleia che saranno felici insieme e si è già adoperato per ottenere i passaporti, nonostante le difficoltà finanziarie. È disposto a vendere tutte le sue proprietà, tranne la casa che lascerà a Mojgan. Nel frattempo Fekeli e Unkar si incontrano come d'abitudine, ma questa volta c'è qualcosa di diverso nell'aria. Fekeli spinge Unkar a non nascondere le sue lacrime, mostrandole comprensione per il dolore che l'ha tormentata per 40 anni. Lui stesso ammette di essere devastato dal comportamento di Mojgan, incapace di perdonarla per aver tentato di uccidere una madre. Tuttavia Fekeli non vuole fare del male a Kerem e chiede a Unkar di perdonarsi a vicenda e tornare a sorridere. La supplica di Unkar non cade nel vuoto, chiedendo perdono a sua volta, mentre Fekeli ribadisce che il suo amore per lei non è mai svanito. I ricordi li portano ai tempi della giovinezza, quando Unkar gli propose di fuggire insieme, ma le barriere sociali lo impedirono. Ora, senza paura, sono pronti a seguire il sentiero del loro amore, coltivato in 40 anni, ma questa volta insieme. Demir esprime la sua frustrazione alla madre, poiché le sue azioni gli impediscono di parlare con Zuleia e di vedere i suoi figli. Unkar cerca di tranquillizzarlo, ma col tempo gli suggerisce di riprendere Zuleia e i bambini con l'aiuto della polizia, perché ciò che sta facendo Unkar è un crimine. La tensione aumenta e tornando a casa Unkar avvista Zuleia e Ilmaz avvicinarsi e parlare, suscitando preoccupazioni e dubbi nella sua mente riguardo al comportamento di Zuleia. La mattina seguente Ilmaz, su insistenza di Fekeli, accompagna Mojgan al lavoro. Durante il tragitto Mojgan promette di rappresentare una famiglia felice all'esterno, ma svela che la situazione è diversa all'interno delle mura domestiche, come nemici. Ilmaz si incolpa, ma Mojgan lo accusa di trascurare lei e il figlio. Nel frattempo in ospedale, Ilmaz esprime gratitudine ai colleghi di Mojgan per il loro sostegno durante il recente periodo difficile. Ora, grazie alla testimonianza di Zuleia, è stata scagionata e può prendere il posto di Sabatin. Il giorno successivo, Demir si presenta alla villa accompagnato dalla polizia, determinato a portare via Zuleia e i bambini. Saniye avverte Unkar e la polizia informa Zuleia delle accuse di Demir. Tuttavia Zuleia rifiuta categoricamente di andare con lui, affermando che sta bene con Unkar e che i bambini sono felici insieme a lei. Demir minaccia di portare via i figli con la forza, ma Zuleia si rifugia in casa e Unkar, unita a un coraggioso poliziotto, ordina a Demir di andarsene. Questa è solo un'anticipazione di ciò che accadrà nel prossimo episodio di Terra Amara. Se il video ti è piaciuto, ti chiedo di lasciarmi un mi piace e di iscriverti al canale. A presto! Ciao!